Ciao e benvenuti in un nuovo video Fova Channel. Oggi vi parleremo dei nuovi arrivati di casa DJI, Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom. Partiamo con il Pro. Il suo punto di forza è la qualità fotografica. La tecnologia della fotocamera non è a caso firmata Hasselblad, storico marchio acquisito proprio da DJI lo scorso anno. DJI ha ascoltato le richieste dei professionisti, creando una fotocamera da 20 megapixel con una resa dei colori fedeli e naturali come non mai. Il sensore ci mosse da un pollice 4 volte più grande rispetto al precedente modello. A guadagnarci è la luminosità, utile specialmente quando andiamo a scattare in situazioni di bassa luce. Sempre parlando di luminosità, la sensibilità arriva a 12.800 ISO rispetto ai 3.200 del modello precedente. Sulla nuova fotocamera c'è un diaframma meccanico regolabile fra f2.8 e f11. Parlando di caratteristiche video, è stato introdotto il profilo colore di Log M e oltre a questo viene mantenuto il 4K HDR. Il profilo colore registra oltre 1 miliardo di colori, portando la registrazione da 8 bit a 10 bit. Come potete vedere, otterremo un'immagine più ricca e vivida. Insieme al Pro, ecco anche il Mavic 2 Zoom, un drone che monta uno zoom ottico 2x che apre ad un sacco di possibilità a livello creativo. Abbiamo quindi uno zoom ottico equivalente a un 24-48 mm, estendibile digitalmente fino a un 4x. Una cosa che abbiamo trovato molto interessante è l'introduzione della modalità Dolly Zoom, che in poche parole ci permette di variare la lunghezza focale durante il volo, ottenendo così il famoso effetto vertigo. L'altra caratteristica interessante del Mavic 2 Zoom è la funzione Super Resolution. In sostanza, come avviene in molte delle fotocamere moderne, vengono acquisiti 9 fotogrammi e poi combinati in un'unica immagine da 48 megapixel. I due droni adottano il sistema OcuSync 2.0, che restituisce un ritorno video stabile a 1080. Tecnicamente, tutto ciò è possibile fino a 8 km di distanza. Alla sua massima velocità è in grado di superare automobili in città, con i suoi 70 km orari in modalità sport. 31 sono i minuti di autonomia in volo, tempo sufficiente per portarsi a casa fotografie e video. Il tutto nel massimo silenzio, sia il Pro che lo Zoom risultano infatti meno rumorosi rispetto ai precedenti modelli, ma soprattutto più sicuri, grazie ai sensori omnidirezionali su tutti i lati. Insomma, sicurezza assoluta anche grazie al sistema APAS che è in grado di schivare gli ostacoli. E per quelle volte che facciamo decollare il drone e ci dimentichiamo di inserire la scheda, internamente troviamo 8 GB di memoria, comunque espandibile con una micro SD. L'ultima chicca è la possibilità di creare hyperlapse semplicemente premendo questo tasto funzione, che poi è il miglior modo per dire addio a una lunga e faticosa post-produzione. Quindi i punti di forza sono qualità dell'immagine e facilità di utilizzo, caratteristiche che vanno incontro ad un pubblico più ampio senza perdere di vista le esigenze dei professionisti. Ora non vi resta che scegliere il vostro modello, ricordandovi però che solo acquistando un prodotto presso uno store riconosciuto sul sito Fova potrete usufruire di vantaggi extra come video tutorial in italiano e promozioni su accessori e corsi. Se qualcuno di voi ha già provato questi droni, scrivetelo nei commenti e fateci sapere cosa ne pensate. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video.